Buongiorno, edizione delle 14 del TG6. Apriamo facendo il punto della pandemia in Abruzzo. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì è fiduciosa che l'Abruzzo non venga posto in zona gialla nelle prossime cabine di regia nazionali. I numeri però, anche riguardo il tasso di occupazione degli ospedali, crescono in maniera preoccupante. Giuseppe Dintino. I nuovi casi Covid in Abruzzo sono ogni giorno di più, ma la situazione non preoccupa molto in regione. Ci sono delle zone dove l'incidenza del virus è più alta che altrove, come nella città di Pescara o nella provincia di Teramo, ma grazie al sistema di tracciamento, dice al TG6 l'assessore alla salute Nicoletta Verì, i focolai sono stati circoscritti. Ad ogni modo, rassicura l'assessore, l'Abruzzo non rischia di essere posto in zona gialla. Abbiamo un aumento dei casi in maniera esponenziale, così come tutte le regioni della nostra nazione, un aumento in modo particolare colpisce l'età pediatrica e quindi una maggiore trasmissibilità del virus, in quanto il contagio poi c'è nell'ambito non solo familiare ma anche scolastico e relazionale. Un'attenzione particolare in questo momento lo stiamo dando anche in risposta a quelli che sono gli allarmi che la cabina di regia, che a livello nazionale sarà inoltrati, in quanto bisogna aumentare l'attenzione, ma non solo, penso che saranno prese delle decisioni di restrizioni degli ambiti operativi, sociali da un punto di vista nazionale. Noi non rientriamo ad oggi tra quelle regioni maggiormente colpite. Per far scattare la zona gialla occorre che l'incidenza del virus superi i 50 casi per 100.000 abitanti, soglia questa che in Abruzzo attualmente è di 186, ampiamente fuori del limite. Ciò che scongiura le restrizioni però è il tasso d'occupazione negli ospedali, la cui soglia è fissata al 10% per quanto riguarda le terapie intensive e al 15% per l'area non critica. In quest'ultima è occupato il 9% dei posti letto. Ma proprio nella giornata di ieri il tasso d'occupazione in terapia intensiva è cresciuto, qui è occupato un letto su 10 ed è quindi raggiunta la soglia della zona gialla. Se la tendenza dovesse confermarsi, le restrizioni potrebbero arrivare nel giro di poche settimane. Le istituzioni locali possono applicare misure più severe rispetto a quelle imposte da Roma. In Abruzzo non stiamo valutando nulla di tutto ciò, ha concluso la Verì. Non abbiamo indicatori particolari da ricorrere a ulteriori restrizioni, anzi, come ho già detto, i nostri indicatori sono al di sotto di quelle che è la preoccupazione della media nazionale, quindi per il momento assolutamente non prenderemo alcune iniziative. E siamo alla politica, all'indomani dell'annullamento delle elezioni in provincia a Chieti, dove sono state scambiate le schede per 16 comuni, il centrodestra si prepara per un ricorso al TAR. Perplessità sono state espresse sul ritorno al voto previsto per giovedì. Sentiamo. Lo scorso sabato, per eleggere il nuovo presidente della provincia di Chieti, si sono recati a votare 986 amministratori comunali dei 104 comuni della provincia di Chieti. Il voto si esprime per fasce distinte per colore, ad ogni fascia un diverso colore di scheda elettorale. La votazione però è stata annullata quando ci si è accorti che le fasce di due comuni sono state invertite. Agli amministratori delle città in fascia rossa, quelle cioè da 10.000 a 30.000 abitanti, sono state consegnate infatti le schede arancioni che dovevano essere utilizzate per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e viceversa. Noi stiamo mettendo in discussione il decreto che è stato emanato dal Presidente facente funzione e dal Segretario Generale, perché il voto è stato sicuramente alterato, perché sono state scambiate le schede in cui c'è il voto ponderato, per cui questo voto va a incidere sia per l'assegnazione dei seggi delle singole coalizioni, sia all'interno delle singole coalizioni ci possono essere consiglieri e candidati che vengono penalizzati. Avete fatto una richiesta di accesso agli atti stamane? Abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti per capire quante sono le schede contestate e quali sono le schede contestate. Ci è stato risposto verbalmente che gli atti sono segretati, abbiamo formalizzato la richiesta, più tardi ci presenteremo per avere gli atti. Se gli atti non ci verranno consegnati saremo purtroppo costretti
costretti a chiamare le forze dell'ordine per fare attestare che ci vengono negati gli atti e poi presentare nel pomeriggio al massimo domani mattina il ricorso al TAR, perché tra le anomalie che registriamo il fatto che domenica sera si decide, loro decidono, loro quindi sostengono che c'è un voto alterato e rinviano le votazioni addirittura al 23, dopo 4 giorni non ci sono neanche i tempi per convocare gli elettori a recarsi al seggio. Passaggio ufficiale delle consegne questa mattina in provincia tra l'uscente Antonio Zaffiri e il neopresidente Ottavio De Martinis, che ha annunciato a breve la convocazione di un tavolo sullo stato delle strutture scolastiche. Il servizio di Paolo Renzetti. Ottavio De Martinis raddoppia, sindaco di Montesilvano, da oggi ufficialmente a questo punto anche presidente della provincia di Pescara, una grande soddisfazione, ma possiamo dire De Martinis anche un successo quasi annunciato. Una grande soddisfazione, sicuramente tanta responsabilità sulle spalle, è vero che la tornata era, il risultato era abbastanza scontato, ma la cosa che fa piacere è che è andato al di sopra delle aspettative, perché al di là dei nostri voti, quindi i voti di area naturale del centrodestra, sono arrivati anche dei voti da parte di altre amministrazioni, di altri amministratori, probabilmente quelli del polo civico, e questo fa piacere perché hanno rinvenuto in me una persona, insomma, in qualche modo che li potesse rappresentare, e farò di tutto per dare a loro, ma soprattutto ai cittadini del territorio, le risposte che attendono. La provincia ha come obiettivi principali, in modo particolare quelli legati alla viabilità, ma anche quelli legati alle scuole. Come detto nei giorni scorsi, non mi limiterò ovviamente a questo, ma ci farò anche da quello che intendo fare anche da collante da tutti i territori, al fine di creare quella sinergia e quella forza che possano dare alla provincia di Pescara quella attrattività, quella funzionalità e, perché no, quella forza anche da un punto di vista turistico. E da subito dopo le feste natalizie inizierò un giro in tutti i comuni della provincia al fine di valutare le esigenze di ogni sindaco, di ogni amministrazione, e di poter tessere una rete che possa essere funzionale e importante nel futuro. La cosa che mi fa piacere è avere una squadra molto molto competente, fatta di tanti bravi amministratori, tra cui tanti sindaci, quindi quello che ritengo è che invece la squadra che è stata composta è molto importante, ma anche coloro che non sono entrati, che ho sentito nei giorni scorsi, daranno il loro apporto, benché non in consiglio provinciale. Io intendo essere il presidente di tutti e quindi anche di coloro che hanno contribuito con i loro voti alla mia elezione, soprattutto loro, e quindi sarà un gioco di squadra che penso e ritengo si debba allargare a tutte le forze, al di là dei colori politici, perché il territorio è di tutti, e quindi io penso che il Presidente debba fare il bene di tutti, e per questo motivo coinvolgerò anche coloro, al di là degli scontenti delle liste, anche coloro che non sono entrati o che fanno parte di altri schieramenti politici. E finiscono con un 7-5 le elezioni provinciali di Teramo a favore dell'attuale presidente Diego Di Bonaventura. La lista dei partiti di centrodestra ottiene 3 seggi, la civica Renew Teramo conquista 4 seggi e il centrosinistra Unito elegge 5 consiglieri. In questa tornata elettorale nessuna donna è stata eletta in consiglio, e per Di Bonaventura l'assenza di una consigliera in assemblea rappresenterà un forte limite. Tania Bonici Castelli. Elezioni provinciali di Teramo. Finisce 7-5 a sostegno del presidente Diego Di Bonaventura, ma in consiglio non viene eletta nemmeno una donna. Vediamo nel dettaglio il voto. La lista ufficiale dei partiti di centrodestra alla forza del territorio per Di Bonaventura presidente ottiene 3 seggi. Il centrosinistra Unito, con la Casa dei Comuni, elegge 5 consiglieri, nessuno dei 5 Stelle loro alleati. Ma a stupire è il risultato della lista civica Renew Teramo, sostenuta dall'ex assessore regionale Paolo Gatti, in tandem con Giulio Sottanelli, attuale coordinatore in Abruzzo di Azione, che conquista 4 seggi. Centrodestra e civici dunque alleati in consiglio provinciale per i prossimi 2 anni? Per il presidente della regione, Marco Marsiglio, il risultato elettorale della provincia di Teramo conferma un rapporto solido tra questi 2 schieramenti. Ma è Giulio Sottanelli a prendere subito le distanze e a ricordare che Renew Teramo è un movimento civico assolutamente autonomo,
rispetto al centrodestra e senza collegamenti con Di Bonaventura. Dunque il futuro è fluido e incerto. Entrano in consiglio provinciale per la lista dei partiti di centrodestra Luca Frangioni, già vicepresidente uscente, il più votato con 7.455 preferenze. Ivan Costantini, sindaco di Giulianova, e Gennarino Di Lorenzo, consigliere uscente. Per la lista civica Regno Teramo, Lanfranco Cardinale, consigliere uscente, Ennio Pavone, Luca Corona e Giovanni Luzzi, anche lui riconfermato. Per la Casa dei Comuni, che siede sui banchi della minoranza, confermati gli uscenti, Mauro Scarpantonio e Graziano Ciapanna, entrano Vincenzo D'Ercole, sindaco di Castiglione Serremondo, Luca Pilotti e Ernesto Iezzi. Nota dolente di queste elezioni. Nessuna donna farà parte del nuovo Consiglio Provinciale di Teramo, poiché nessuna lista ne ha eletta una. Mi dispiace molto che non sia stata eletta una consigliera, ha commentato il presidente Di Bonaventura, che ha aggiunto: ritengo che l'assenza di una donna in assemblea rappresenti in generale un forte limite. Un risultato tristissimo, infatti, che va contro la storia stessa dell'amministrazione provinciale teramana, tra le prime in Italia nel 1987 ad istituire proprio una commissione per le pari opportunità. Un vanto per questa provincia, almeno fino ad oggi. Voltiamo pagina. Adri Green è un progetto europeo che riguarda Italia e Croazia. Tra le infrastrutture coinvolte anche l'aeroporto d'Abruzzo. L'obiettivo è quello di ridurre le emissioni e diventare sempre più green. Giuseppe Dintino. Una nuova batteria ad energia elettrica manterrà in funzione gli aerei che atterrano all'aeroporto d'Abruzzo senza dover più ricorrere all'inquinante motore diesel. Oggi presentiamo un GPU, che è un alimentatore 100% elettrico, va a sostituire un alimentatore carburante diesel che mantiene in vita gli aeroplani a motori spenti. Questo prima avveniva attraverso questa attrezzatura a diesel, oggi abbiamo la possibilità di avere questa mega batteria 100% elettrica. Si tratta del progetto Adri Green, che vede coinvolti porti e aeroporti italiani e croati ed è finanziato dall'Unione Europea, con l'intenzione di rendere i trasporti sempre più ecosostenibili. Noi siamo, diciamo, quelli più inquinanti, per cui dobbiamo andare verso una direzione carbon free, e queste sono tutte iniziative e azioni volte ad arrivare a una mobilità sostenibile. Non è la prima, perché il nostro scalo si è già dotato di altri mezzi di traino 100% elettrica, e non sarà l'ultima, perché siamo anche pronti a copartecipare e cofinanziare altri progetti del genere. Il numero degli aerei che giungono all'aeroporto d'Abruzzo è stato limitato dalla pandemia. Se l'anno prossimo confermassimo le rotte del 2021 senza ulteriori ostacoli, ha dichiarato il presidente Catone, questo sarebbe già un bel traguardo. I numeri sono tremendamente viziati dalla pandemia, abbiamo avuto un'ottima ripartenza sulla Summer 2021 e una flessione negli ultimi 30-40 giorni. Io mi riterrei soddisfatto se riusciamo a consolidare tutti i voli e le frequenze presenti nella stagione 2021 e magari, con qualche sollievo dalla pandemia, migliorare i numeri dei passeggeri. Voltiamo pagina. Al via la demolizione dei palazzi Adamoli e Salvoni. Inizia il recupero del Teatro Romano. È un giorno storico per la città di Teramo, che tra 150 giorni vedrà tornare al suo splendore il più importante bene archeologico d'Abruzzo. Un teatro in pietra del secondo secolo d.C., capace di contenere 1000 posti. Un progetto atteso dal 1937. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. È un giorno storico per la città di Teramo e per l'Abruzzo tutto. È stato appena aperto il cantiere per l'abbattimento di Palazzo Adamoli e di Palazzo Salvoni, i due edifici costruiti sopra il Teatro Romano nel centro storico della città. Le due costruzioni verranno demolite per far tornare al suo splendore il più grande bene archeologico dell'Abruzzo, un teatro in pietra dell'età augustea, fatto costruire dall'imperatore Adriano nel secondo secolo d.C., capace di contenere 1000 persone e che è ancora tutto intero. Un sito fantastico che tornerà ad essere com'era entro 150 giorni. Si era in attesa di questo momento dal 1937, quando l'allora ministro della cultura popolare Giuseppe Bottai decise che quei due palazzi dovevano sparire, finanziandone l'abbattimento. Con la seconda guerra mondiale il progetto si è arenato fino ad oggi. Un risultato che si deve anche a chi non ha mai smesso di sperare e di battersi, come l'associazione Teramo Nostra e i radicali di Marco Pannella.
e poi all'attuale sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, che ha messo al primo posto del suo mandato il rendere di nuovo fruibile il Teatro Romano. Ci siamo, parte la rifunzionalizzazione del nostro Teatro Romano, un intervento strategico, un bene fondamentale, identitario per la città di Teramo, ma non solo. Si tratta del recupero di un bene culturale fondamentale per l'intero territorio regionale, che rende competitiva la nostra città e l'intera regione, tant'è che il finanziamento è stato riconosciuto anche dal Ministero per il Sud, dall'Agenzia per la Coesione, segno di quanto sia rilevante il recupero del Teatro Romano per la rinascita di Teramo e dell'intera regione Abruzzo. Da tanto tempo, da troppo tempo si attendeva questo momento, un momento che è stato più volte annunciato, atteso, auspicato. Oggi finalmente è realtà, con la rimozione dei due palazzi che oggi inauguriamo in termini di cantiere, liberiamo l'area del teatro e ci prepariamo ad un recupero che consentirà a questo spazio, a questo luogo, di tornare ad essere fruibile, di tornare ad essere vissuto, di ospitare eventi culturali che si inseriscono all'interno di una riqualificazione più ampia di un'area che sarà degna di una città straordinaria, di una città piena di bellezze come Teramo, città capoluogo, è. I due palazzi Adamoli e Salvoni, che saranno smontati da oggi a piccoli pezzi, sono stati pagati 400.000 euro. La demolizione ne costerà 800.000, mentre per l'intero recupero del Teatro Romano di Teramo e la zona archeologica circostante si spenderanno 23 milioni di euro. E siamo alla solidarietà. In vista del Natale si ripete all'ospedale di Pescara l'iniziativa del SIAP, il sindacato dei poliziotti, che hanno portato doni ai degenti ma anche nuove attrezzature. Vediamo. Babbo Natale è arrivato all'ospedale di Pescara e ha portato attrezzature, cesti, materiale didattico e giocattoli ai bambini che trascorreranno le festività nei reparti del nosocomio. A vestire il cappello appunta quest'anno il SIAP, il sindacato italiano appartenente polizia, che ha portato i doni delle aziende del territorio. L'iniziativa, che è partita anche l'anno scorso, è stata fatta dalla segreteria di Teramo, quest'anno l'abbiamo replicata, abbiamo coinvolto più aziende del settore abruzzese che hanno accolto con favore questa cosa e quindi è stata più ampia e abbiamo distribuito doni a tutti quanti i degenti dei piccoli reparti, comprese le mamme che devono partorire. È stata accolta benevolmente dall'ospedale e da tutte le autorità che sono state già presenti con noi e hanno dato risonanza a questo evento. Siamo felici di donare un sorriso ai bambini che si trovano in questa situazione purtroppo sanitaria in questo momento, in modo da trascorrere delle feste più serene. Che tipo di doni? Vedo qui dei giocattoli, dei Abbiamo fatto, per quanto riguarda i bambini, ci sono giocattoli e materiale didattico che vanno dagli album, colori, penne e altre cose ludiche, mentre invece poi ci sono dei doni specifici per ogni reparto, soprattutto materiale per le scuole, perché all'interno di ogni reparto ci sono delle scuole dove delle maestre e delle psicologhe sostengono i bambini durante la degenza. Ci sono dei buoni per gli acquisti in cartolibreria di materiale specifico. In più ci sono stati anche dei doni nei reparti come nella neonatologia, proprio sanitari, su richiesta dell'ospedale, su cose cui diciamo erano più carenti, e noi siamo riusciti ad averle grazie anche al contributo delle aziende che hanno partecipato. E apriamo la pagina sportiva con il calcio. Terza vittoria consecutiva ieri per il Pescara, che grazie all'1-0 di Imola è salito al quarto posto in classifica in compagnia dell'Ancona Matelica, che sarà il prossimo avversario mercoledì nell'ultimo turno del 2021. Paolo Renzetti. Terza vittoria di fila per il Pescara, si gioca di fronte a 1000 spettatori con numerosa rappresentanza ospite. Le fasi iniziali di gara vedono i biancazzurri propositivi con Pompetti, che al quinto chiama la parata centrale il portiere Rossi. Al 17° però è Turchetta per i locali ad alzare la sfera di poco sopra la traversa, quasi dal limite dell'area di rigore. Brivido per il Delfino, che continua però a fare la partita pur senza brillare. L'imolese gioca in velocità, creando però in contropiede qualche patema a Memusciai e compagni. Il match si mantiene piuttosto equilibrato e povero di emozioni, con i due portieri Rossi e Sorrentino mai seriamente impegnati. Trascorrono i minuti ma in campo non accade praticamente nulla, con i locali più pimpanti rispetto alla prima parte di contesa. Di occasioni però neanche a parlarne, con lo 0-0, logica conseguenza dopo 46 minuti di gioco.
Nella ripresa al quarto, pronti via e palla a Ferrari che dopo un lancio da 25 metri in area conclude trovando una deviazione di Angeli con la palla che finisce alle spalle di Rossi. Pescara in vantaggio e per l'attaccante italo-argentino arriva così l'ottava rete della stagione. Fanno feste tifosi ospiti giunti in Emilia. Il Pescara ci crede e prova a raddoppiare. Al dodicesimo arriva ad un passo dal 2-0 con Dursi che in area in sospetto fuorigioco mette a lato. Al quattordicesimo ci prova Clemenza che sfiora la traversa. Al 21esimo doppia occasione emiliana, prima con il salvataggio di Sorrentino e poi con la conclusione di Lombardi che fa carambolare la palla sul palo esterno. Auteri vede qualche problema a centrocampo e dopo aver sostituito Clemenza con Chiarella, al 28esimo manda sul terreno di gioco Giambò per Ferrari. Al 34esimo buona opportunità per il giovane attaccante del Pescara che in area calcia sbilanciato mettendo la sfera a lato. Nel finale di partita spazio a De Marchi e Rauti al posto di Dursi e Memusciai con i biancazzurri a tenere il vantaggio in un finale di gara che vede il Pescara prima rischiare al 91esimo con il tiro al lato di Luca Lombardi e poi sprecare nel recupero al 94esimo con la doppia parata di Rossi e poi ancora con una opportunità fallita al 95esimo da De Marchi e compagni. Alla fine arriva la vittoria, una vittoria meritata per il Delfino che mercoledì giocherà l'atteso derby in casa dell'Ancona Matelica. E ancora calcio, crolla il Teramo in casa della capolista reggiana in una gara senza storia. I biancorossi, dopo le 5 reti subite in Emilia, hanno oggi la peggior difesa del girone. Preoccupa il futuro. Il servizio è di Jacopo Forcella. Una gara nemmeno iniziata è già finita. San Berardo non dà una mano ad un Teramo distrutto da una reggiana che avrebbe potuto segnare anche di più di quanto non abbia già fatto nel gelido pomeriggio del Mapei Stadium. Ma è iniziata perché serviva una prestazione super e invece il diavolo resta negli spogliatoi sotto tutti i punti di vista e 12 minuti bastano alla Nini per aprire e chiudere ogni discorso. L'1-0 in apertura al nono è lo specchio del momento tra Chane e Bois. Novità dal primo minuto come Birri Gea e Chiere Mateng sono fulminati da Lanini col suo sinistro che batte Perucchini, anche lui poco attento, 3 minuti dopo quando ancora Lanini lo buca col destro sul primo palo. La gara in pratica finisce qui. Birri Gea al 26esimo arriva debole da Venturi, ma la reggiana è un fiume in piena. Azio Osmanovic al 27esimo a terra in area Rosafio mandando sul dischetto Zamparo, il cui sinistro però spiazza Perucchini ma finisce sui tabelloni pubblicitari. Guidi toglie Chiere Mateng per Bernardotto prima dell'incrocio dei pali centrato da Rosafio col sinistro telecomandato. Zamparo sulla ribattuta dimostra che per lui e solo per lui non è serata. Malotti tentano conclusione al 38esimo respinte e allora la reggiana accelera e trova il tris, forse in offside, col piazzato di Cigarini doppiamente corretto da Contessa prima e Cremonesi in maniera vincente poi. Lanini avrebbe il poker in canna ma lo manca. Manca questione di centimetri, il destro alto di Birri Gea apre la ripresa che Cremonesi, sempre lui, sigilla col 4-0 da corner servito da Cigarini. Da quel momento in poi è solo accademia, Lanini manca il 5-0 in contropiede, i cambi di Guidi, Viero, Pinto e poi Rillo servono solo per evitare un naufragio che però è già nei fatti. Ma che Sorrentino entrato per Rosafio potrebbe rifinire con un destro che timbra la traversa. Rillo impegna Venturi nel finale. Piacentini salva la disperata sempre su Sorrentino, prima della cinquina firmata da Neglia. Diavolo peggior difesa del raggruppamento con 35 gol presi. Se Guidi voleva una prova gagliarda, no, a Reggio non è arrivata. Che qualcosa si sia incrinato in questo gruppo è ormai evidente. Gli ultimi 90 minuti del 2021 contro la Virtus Entella serviranno per provare a salvare il salvabile, che però non è più molto. E siamo alla Serie D, il derby del girone F sorride al Pineto che nel recupero passa a Chieti. Angelini ancora stregato per i neroverdi. Roberta Di Sante. Con un blitz nel finale il Pineto espugna l'Angelini e ritrova la vittoria aggiudicandosi per 2-1 il derby contro il Chieti. Una sconfitta che sta stretta ai teatini che dopo aver riacciuffato il pari tengono in mano il pallino del gioco nella ripresa per capitolare solo in pieno recupero. Nel Chieti rientra Aquilanti in difesa ma non c'è Pietrantonio influenzato, Lucarelli inserisce Berna a centrocampo dal primo minuto. Pomante deve rinunciare a Mesisca squalificato e fa debuttare in difesa dal primo minuto
minuto il classe 2004 Capaldo e ripropone il tridente d'attacco con Minnozzi, Cardella e Barlafante. Primo tempo equilibrato e giocato a ritmi non altissimi dalle due compagini. Dopo una prima fase di studio la gara si accende al 22esimo. Primo acuto di marca ospite, Pezzotti serve Minnozzi che da fuori fa partire la bella girata di poco al lato. Immediata la risposta teatina al 25esimo. Orlando dalla destra serve Fabrizio a centro area, ma l'attaccante chiuso da Bosco non riesce a girarsi e l'occasione sfuma. Ancora Chieti al 26esimo, sempre Orlando fa partire una conclusione angolata che costringe Mercorelli a salvarsi in due tempi, quindi Fabrizi da fuori impegna ancora l'estremo pinetese un minuto più tardi. Ma gli ospiti non ci stanno e sfiorano il vantaggio in due occasioni. Al 36esimo percussione in area di Della Quercia dalla destra, si frappone con efficacia Fusco che anticipa in angolo. Occasionissima un minuto più tardi per Pezzotti che con un colpo di testa ravvicinato c'entra in pieno l'incrocio dei pali. E il preludio al vantaggio biancazzurro che si concretizza al 42esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Barlafante dal limite trova la coordinazione e insacca la girata sotto l'incrocio per l'1-0 in favore del Pineto, con cui si va al riposo. Avvio di ripresa subito avvincente. Dopo nemmeno un giro di lancette, Pineto pericoloso con un diagonale di Pezzotti deviato da Fusco in corner. Sugli sviluppi dell'angolo l'estremo teatino esce però in maniera avventata. Il colpo di testa di Minnozzi a porta vuota e il salvataggio di Aquilanti sulla linea a tenere a galla il Chieti. E sulla ripartenza i neroverdi di casa pareggiano i conti. Al secondo minuto Di Mino scarica il diagonale ad incrociare all'angolino e supera Mercorelli portando il risultato sull'1-1. Insiste la formazione di casa che al 17esimo va vicinissima al vantaggio. Punizione di Mele in area per Fabrizi e gran miracolo di Mercorelli che disinnesca da due passi e salva il Pineto. Dopo l'1-1 gli ospiti accusano il contraccolpo e spariscono dal campo. Il Chieti cresce e fa la partita senza tuttavia riuscire a concretizzare il possesso. Al 35esimo Susi mette in mezzo dalla destra per Verna che però chiuso non riesce a trovare il tapin vincente. Quando il pareggio sembra ormai cosa fatta nel finale, beffa per il Chieti che al 48esimo in pieno recupero incassa la rete del definitivo 1-2 per il Pineto che in contropiede sigla il gol della vittoria con Del Mastro che in area anticipa tutti e spedisce la sfera in fondo al sacco, regalando ai biancazzurri una vittoria di vitale importanza che mancava dallo scorso 7 novembre, 5-0 contro il Vasto Girardi. Sconfitta immeritata per il Chieti che soprattutto nel secondo tempo ha provato a fare la partita e che chiude il 2021 senza riuscire a sfatare il tabù dell'Angelini. L'appuntamento con la vittoria davanti al pubblico di casa è rimandato all'anno prossimo, ma mercoledì si torna subito in campo per l'ultima gara prima della sosta natalizia. Terzo successo di fila per la Vastese che supera il Trastevere, confermando l'ottimo momento di campionato. Una Vastese dal grandissimo cuore batte 1-0 il Trastevere, seconda forza del girone, ed allontana sempre di più la zona calda della classifica. Agli aragonesi basta un gol del solito Alonzi al quinto centro in campionato. Squadre con il 4-3-3 a specchio ad inizio gara. Da Dario si affida ad Agnello come play, mentre in avanti a Darmanforte ed Alonzi ci sono Alessandro e a sinistra e Panaioli a destra. Mister Mazza dà le chiavi del gioco a Proia, mentre in avanti le sortite offensive sono affidate a Monni, Squerzanti e Corsetti. Fischia Giorgio Bozzetto di Bergamo. Sin dai primi istanti è il Trastevere a fare la partita con giocate di prima e molto veloci. Da una di queste parte l'avanzata solitaria di Crescenzo che approfitta anche di una lettura difensiva maldestra di Diallo, ma il numero 8 dal limite non trova lo specchio della porta. La Vastese prova a sorprendere la formazione capitolina con lanci lunghi a scavalcare la difesa sfruttando i tagli in profondità di Alonzi, ma l'attaccante è spesso lasciato solo dai suoi compagni in fase di rifinitura. I padroni di casa però prendono le misure al Trastevere che inizia ad arretrare il proprio baricentro e da 5 dal 45esimo trovano la rete del vantaggio. Alessandro recupera il pallone e impegna a terra sul primo palo il portiere Semprini con la difesa che poi si rifugia in corner dagli sviluppi del calcio d'angolo. Dopo un batti e ribatti Alonzi sotto misura a trovare la deviazione vincente nell'angolo basso alla destra del portiere. Gioia per lui che festeggia così il terzo gol consecutivo.
Ad inizio ripresa, mister Mazza manda subito in campo Macri, arrivato di recente dal Ravenna, per Squerzanti. Come ad inizio gara il Trastevere chiude la formazione di casa nella propria metà campo ed è ancora Crescenzo a provarci dal limite con una conclusione al volo che però risulta piuttosto sbilenca. Il tecnico ospite non è soddisfatto dei suoi, così toglie dal campo anche Monni per inserire Fioretti, ma è Lavastese a sfiorare il gol del raddoppio. Bene Alonzi a liberarsi in profondità, una volta girato il diretto avversario calcia a giro ma lontano dalla porta. Ancora i padroni di casa pericolosi che sfondano sulla fascia di sinistra con l'1-2 volante tra Alessandro e Diallo, con l'attaccante che al momento del tiro viene contratto in corner. Mister D'Addario nel finale di gara non vuole correre rischi ed inserisce Allegra per irrobustire la difesa. Il Trastevere però non ne ha più e così Lavastese, dopo 4 minuti di recupero, può festeggiare il terzo successo consecutivo in campionato. Ora, per festeggiare un buon Natale, bisognerà battere anche il Porto d'Ascoli. Il servizio era di Stefano Recanati. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è per le 19 con l'edizione serale del TG6. Arrivederci.